Cioè, vi ho ascoltato con attenzione anche quando ero fuori perché ero vicino al video. Io non ho letto Spider-Man, però ho letto le memorie di Adriano tra le tante robe. E mi è venuto in mente che Adriano diceva che il grado di soddisfazione è direttamente proporzionale alle aspettative. Lo dice in un passaggio quando parla. E sì, il grado di soddisfazione è direttamente proporzionale alle aspettative. Onestamente, adesso lo dico per i colleghi, per quelli che sono, diciamo, non di primo debuttanti in questo consiglio, mi sentirei di dire rilassatevi, nel senso che ho visto in alcuni casi un piglio che è da Vietcong nella foresta, ancora in attesa che arrivi qualcuno a fare la battaglia. Cioè, noi qui abbiamo sempre ragionato con l'opposizione, che io chiamo minoranza, abbiamo sempre approfittato di tutto quello che di positivo c'è. Non abbiamo mai fatto polemiche. Guardate, quando io presentavo, anche se voi a volte, alcuni di voi la banalizzano, no? La candidatura delle Olimpiadi, mentre io lavoravo per portare a casa le Olimpiadi, qualcuno dei vostri diceva che erano puttanate, perché tali sono i termini che abbiamo letto sui giornali, piuttosto che altre iniziative. Cioè, ho l'impressione che ci sia un retaggio culturale che dobbiamo superare. Volete fare questo percorso assieme? Questa è la sede giusta. Non volete farlo? Restate. Ritiratevi nell'Aventino e state lì, fate passare 5 anni, non so cosa farci, ma non posso neanche accettare che si offendano i veneti. Perché quando si dice che immeritatamente questa amministrazione ha preso il consenso, quando si dice che comunque è un'amministrazione che vende fuffa, state semplicemente offendendo i veneti. Prendetene atto, cosa volete che vi dica? Io non mi sarei mai permesso di dire questo. Cioè, non è che tutti quelli che non vi hanno votato sono degli idioti. Anche perché con questi numeri la certificazione del popolo veneto da idiota è da idioti farla. Punto. Io non ho altro da aggiungere. Dopodiché, scusate, io sono persona che si è sempre confrontata con chiunque. Ho fatto maggioranza e anche opposizione. Ho sempre rispettato chi era in maggioranza e ho sempre rispettato anche l'opposizione. Voi non ne troverete uno che possa dire io ho offeso, ho fatto, non ho ascoltato. Poi le idee buone fanno camminare i popoli, questo è poco ma sicuro. Avete delle idee, confrontatevi nelle sedi, ma di certo non veniamo qui a lezione da voi. A me alcuni atteggiamenti dei vostri intermedi non mi sono piaciuti. Io non parlo mai così in questo consiglio. Per me la lista della spesa non la venite a fare. Se siete convinti di essere più bravi, avete anni per lavorare e convincere i veneti. È inutile che ci veniate a raccontare, perché poi alcuni. Io, scusate, faccio sto ragionamento anche per un altro motivo. Ma possibile che non ci sia un minimo di orgoglio di essere veneti dentro qui? Possibile che quando parlate del Veneto dovete solo dire male del Veneto? Che i giovani non restano qui e non lavorano, che l'economia va male, che c'è disoccupazione, che la montagna si spopola, che non c'è autonomia e l'ambiente. Ma fermatevi un attimo, vivete nel peggior posto del mondo, allora ditelo, certificatelo e finisce lì. Il mondo intero ci guarda con attenzione, riconosce le nostre eccellenze culturali, le nostre eccellenze ambientali. Di certo, vi fanno schifo le imprese. Abbiamo 600.000 partite IVA. Vi fanno schifo? Più di qualcuno di voi ha lavorato in quelle imprese. Allora, se abbiamo oggi dei problemi ambientali, li recuperiamo, dobbiamo lavorare tutti assieme, ma non è che siamo sempre dalla parte di quelli che distruggono. Perché non è così, non lo possiamo accettare. Allora, io dico, bene, parliamo di giovani. Allora, è inutile, è innegabile riconoscere che comunque c'è una mobilità da parte dei giovani che è unica nel suo genere, forse è segno dei tempi. Io non so Lorenzoni che è quasi coetaneo mio, ma se avessimo avuto le opportunità che hanno oggi i ragazzi di viaggiare, le avessimo avute nei nostri anni, avremmo viaggiato molto di più anche per lavoro. Io ricordo che quando ero all'università e andai a cercare un volo aereo, anzi alla fine delle superiori, per Londra, costava 1,5 milioni di lire. Ed era impraticabile per un figlio del popolo. Poi se è un figlio di papà va dappertutto. Però questa è la verità. E oggi le distanze si sono abbreviate, pensate solo alle connessioni che abbiamo, no? La possibilità di fare una videochiamata, un videomessaggio o fare una videoconferenza in qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi momento, senza tante complicazioni. È ovvio che la globalizzazione interessa anche la mobilità dei nostri giovani, però onestà intellettuale vuole di dire che ad esempio la mobilità dell'Italia, del nostro paese, è esattamente quella che ha la Germania, che hanno altri paesi. Noi forse abbiamo un difetto, che siamo meno attrattivi. Ma allora se vogliamo discutere di attrattività e se non la vogliamo buttare anche in politica e guardare fino in fondo da dove arriva questa attrattività, dobbiamo riconoscere una costruzione che è avvenuta in questi anni, che
che comunque pone dei limiti. I nostri ragazzi, soprattutto qua, le ultime generazioni, comunque non hanno abbandonato l'idea di mettersi in proprio, però comunque trovano l'ufficio complicazioni affari semplici, comunque hanno un total rate tax del 66% come tassazione globale o costi totali dell'impresa, il che vuol dire che il nostro imprenditore, quando alza la serranda, visto che qualcuno ha detto che noi ci vantiamo solo di aver tolto le tasse ai veneti, il nostro imprenditore veneto, quando alza la serranda, ha un effetto sul total rate tax, che è l'effetto paese, che è 22 punti di meno rispetto alla media europea. Quindi a parità di serrande, i nostri sono degli imprenditori eroi. Allora, vabbè, vogliamo fare questo percorso, però dobbiamo avere anche l'onestà di dire quali sono le leve d'azione che ha un'amministrazione regionale e quali ce le ha, ad esempio, a livello di Parlamento e il Governo. Sapete, non è facile, adesso lo diceva Possamai prima, il recovery fund. Certo, noi ci siamo su questa partita, posso anche annunciare Possamai che ne abbiamo già un progetto di quasi 30 miliardi di euro già scritto nero su bianco e devo anche dire, per la solita efficienza veneta, lo stavamo mandando a Roma. Quando ho visto i commenti sui giornali ho detto ferma tutto, era già andato in giunta, ho detto fermate tutto perché qua non si è ben ancora capito quali saranno gli elementi poi. Perché poi se vado a leggere vedo sacrosanti i ragionamenti che tu hai fatto, però è altrettanto vero che poi leggo i commenti, sembra che il recovery fund alla fine venga destinato, secondo le aspettative dei singoli ministri, anche legittime se volete, sono stato anch'io ministro e quando sei ministro pensi al tuo oggetto sociale che è quello di seguire il ministero. Vedo che tutti i ministri di fatto ne hanno esauriti forse una decina di recovery fund rispetto ai 209 miliardi che abbiamo, dei quali fra l'altro un'ottantina sono anche a fondo perduto. Noi ci siamo su queste partite. Però abbiamo anche l'obbligo di dire ai veneti come stanno le cose. Il tema della riconversione delle aziende, attenzione che il ruolo del pubblico è accompagnare l'azienda dalle porte dell'azienda, dalle cancelli dell'azienda alle porte del mercato. Noi non possiamo né fare gli imprenditori, né andare a dire a uno guarda cambia i tondini di ferro e fai centraline per la diagnosi delle Volkswagen, ma neanche andare sul mercato a fare i loro commerciali. Però possiamo creare i presupposti, ma è esattamente quello che abbiamo fatto in tutti questi anni. Il fatto che abbiamo puntato sulle riconversioni industriali, sulle reindustrializzazioni, ma sono i vostri governi che ci hanno finanziato e che hanno creduto ai nostri progetti. A me sembra quasi masochista alcuni ragionamenti che ho sentito. Cioè, avete i vostri a Roma che riconoscono i nostri progetti come virtuosi a livello nazionale. Venite qua e venite a dirci che qua non funziona niente, l'economia non va, sono tutti disoccupati, la gente è triste, non c'è più neanche il sole, anzi non sorge neanche più, c'è solo notte. Non è così il Veneto. Se voi avete questa immagine del Veneto, a me spiace, io non la posso condividere. Ma lo dico non per difendere delle attività, però non posso neanche, consigliera, pensare che venga così banalizzata l'azione della sanità, perché guardi, veramente, cioè noi veramente ci abbiamo rimesso un pezzo di fegato a seguire questa partita. Non è proprio così banale, non è proprio così banale stare seduti in tribuna allo stadio di calcio e sapere come andrà la partita. Perché a bordo campo c'è un'altra sensazione, che è il fatto che la differenza che c'è tra noi e molti è una sola, che noi comunque abbiamo la responsabilità della cura di questi cittadini. E sui tamponi, ma sui tamponi, ne facciamo quasi 30.000 giorni. Ma avete neanche un'idea di cosa sono 30.000 tamponi? Abbiamo un ingegnere gestionale che segue tutti i tempi e i metodi per i tamponi. Abbiamo dichiarato che dobbiamo riuscire a farli in 7-8 minuti. Sto parlando di esecuzione materiale del tampone, cioè infilare lo stecco sulle due narici. Se non è molecolare, però c'è anche la gola. Allora, voi moltiplicate, vedete. C'è inutile che facciamo credere i veneti che possiamo fare tamponi all'infinito. È impossibile. È impossibile, perché oltre un certo muro arriva il muro del suono, non si va, è finita, finisce tutto. Facciamo 60.000 tamponi alla settimana e siamo gli unici in Italia che fanno i tamponi ogni settimana agli operatori delle case di riposo e a tutti i loro ospiti. Facciamo ai 54.000 dipendenti della sanità tamponi ancora ogni 20 giorni e ogni 7 giorni a quelli in prima linea, come vi ho detto prima. Allora, io dico, avete idea che qua sbagliamo tutto? Per carità, probabile che noi stiamo vedendo un film che non esiste, magari siamo dei sonnambuli. Abbiate almeno il coraggio di scrivere nero su bianco queste robe, almeno restano nella storia, ognuno dice la sua, perché io non so più cosa dire, nel senso che rispetto alle attività che ho fatto ho anche l'obbligo di difendere una squadra
di medici, di operatori, di scienziati, di accademici che comunque hanno condiviso il nostro percorso e lo stanno condividendo. Se non ci credete, insomma, potete assolutamente farvi dare tutte le carte. Attenzione, carte ai consiglieri, da quando ci sono io non rispondo per gli altri, non sono mai state negate. Se è una roba che deve essere chiara, e guardatemi nel palo negli occhi, che non venga mai a sentir dire che vi viene negata una carta, perché voi avete accesso a tutto quello che è l'archivio della Regione. I vecchi consiglieri che sono qui, che delle minoranze, lo possono confermare. Ma Zanoni per primo può confermare che non gli hanno mai negato una carta, giusto? Non ho sentito. No, lo dico per... Sì, te domandi i bancai de carte, se è ovvio o no. Però lo voglio dire perché penso che sia corretto stabilire le regole del rapporto. Proposte costruttive noi ci siamo e lo abbiamo dimostrato con la vecchia legislatura. Il tema dei documenti è giusto ed è corretto, e gli uffici hanno mandato di darle prioritariamente e velocemente agli uffici. Dopodiché ci sono questioni che voi considerate assolutamente dirimenti, che volete, noi nero su bianco rispondiamo, voi scrivete e noi rispondiamo. Questi sono i termini. Dopodiché ho sentito parlare di app immuni. Sull'app immuni non c'è nessun segreto di mistero di fatti, ma non c'è niente, cioè, posso dirvi la verità, ho letto direttamente sui giornali quello che stava accadendo, potete crederci o non crederci. Ho chiesto io alla dottoressa Russo, lo potete anche interpellare in commissione, quando ci sarà la commissione, ho chiesto, guardi, siccome è una partita vostra, faccia una dichiarazione e si faccia intervistare. La dottoressa Russo dice, carte alla mano, di avere un'interlocuzione col Ministero, con gli uffici del Ministero, non sono cose che serviamo noi, rispetto alla quale dice, attenzione, che secondo noi c'è una falla nel sistema, perché quando arriva la segnalazione al cittadino dice, lei ha avuto un contatto con un positivo, ma vorremmo capire se ha avuto un contatto con un positivo che era in ospedale e quindi aveva una mascherina, la condizione, perciò dice, se no noi esplodono i tamponi. Peraltro vorrei ricordarvi, visto considerato che giustamente c'è questa ansia di rintracciare col contact tracing tutto quello che è positività e contatti, che visto considerato che qualcuno ha detto che, nel senso che se andiamo all'autodiagnosi a questo punto ci scappa tutto di mano, a parte il fatto che tutto qui, il piano di sanità pubblica è basato sulla responsabilità, il senso civico, perché lo capite da soli, no? Ma colui che ha avuto un contatto gli arriva il messaggio sul telefonino, può andare dal suo medico, può non andare dal suo medico. Voi capite che è sempre un fatto di senso civico? Non è che facciamo tanti ragionamenti. E il suo medico, quando lo avrà visto, come fa a avvisarci che lo ha visto? Come scatta la macchina? Ci sono dei passaggi che mi ha spiegato la dottoressa Russo, dovrebbero essere perfezionati, perché sennò noi non sappiamo mai il rapporto, avendo noi un piano di sanità pubblica e avendo il servizio di dipartimento di prevenzione, che è costituito per legge secondo i dettami nazionali, se questo servizio di dipartimento di prevenzione e il cittadino fa così, va da un'altra parte, ci vuole una connessione, sennò noi non sappiamo mai nulla di quello che succede. Tutto qua. La nostra app, non so chi l'ha detto, ma ho annunciato l'app e poi è sparita. Forse ha detto anche qualcun altro, Lorenzoni, scusami. L'avete detto forse in un paio. Noi, la volete tutta la verità, abbiamo l'app pronta per la biosorveglianza. Ho chiesto io che non fosse attivata, perché ho detto, guardate che se l'attiviamo ci diranno che è la contrapposizione all'app immuni. Semplice. Nell'ultima riunione ha detto, adesso rifatela partire, che fra l'altro ha un'altra funzione rispetto all'app immuni, la nostra di biosorveglianza parla i positivi già concreti, li monitora e segue il percorso dei positivi fino alla negativizzazione, cioè vede una community di positivi, di contatti e li segue in maniera tale, fra l'altro ieri ne abbiamo discusso, pensando anche ad introdurre il tema, voi sapete che tutti quelli che sono in isolamento fiduciario a casa hanno fondamentalmente... dovrebbero avere la telefonata quotidiana, no? Che dice, oh, come va oggi tutta questa storia. Capite che quando sono grandi i numeri è difficile fare le telefonate a tutti. A questo punto, proprio ieri o l'altro ieri, abbiamo detto, introduciamo anche digitalmente la possibilità di avere una sorta di pulsante warning, piuttosto che un semaforo, uno dice, è verde oggi, sto bene, non serve che mi chiami, in maniera tale che scremiamo anche il tema dei contatti. Questa è l'unica vicenda. Sui vaccini, abbiamo comprato per primi in Italia 1.332.000 dosi. Forse ancora qualcuno l'ha capito. I vaccini non è che si trovano per strada. Li abbiamo comprati ancora prima che li facessero.
A giugno noi abbiamo fatto la gara a 8 milioni e mezzo di euro. La legge prevede che noi dobbiamo erogare per legge e vaccinare, rispondo a Giacomo Possamai, dobbiamo vaccinare prima le categorie previste per legge. Io non so quale sia il caso di questa signora, probabilmente lo è anche in una categoria. I medici hanno le loro dotazioni che sono state distribuite, le farmacie stiamo tentando di incrementare, ma l'accordo nazionale era dare l'1,5%, che è niente. Perché? Perché la preoccupazione è che avendone pochi si perda la possibilità di vaccinare tutti quelli che ne hanno diritto. Perché il circuito della farmacia, che per noi è fondamentale, è però un circuito che rischia di andare fuori dall'avente titolo, rischia di dire trova Luca Zaia, va a comprarsi il vaccino, se lo fa fare da un medico. Però attenzione ragazzi, le dosi di vaccini, pur avendole comprate, non è che è arrivato un camion e ci ha scaricato 1.300.000 dosi, magari ci vengono date a singhiozzo come arrivano. Quindi non c'è nessuna inefficienza della regione rispetto all'approvvigionamento, non c'è nessuna inefficienza della regione rispetto alla distribuzione. Distribuiamo quello che abbiamo. Questo è un tema, peraltro, che tocca da vicino altre regioni che ci hanno chiesto addirittura prestiti. Oltretutto, se vogliamo dirla tutta fino in fondo. Cioè, ci hanno chiesto un aiuto nelle prime fasi perché addirittura non c'è dappertutto il vaccino che arriva. Nell'ottica della solidarietà tra regioni, diciamo, abbiamo anche questa... aspetto mutualistico che portiamo avanti. E poi c'è stato chiesto, si è parlato del modello di sviluppo della... io avevo preso anche degli appunti. E sì, tutto il tema di qual è il Veneto del futuro, modello di sviluppo, cioè, non è che siamo a scuola qui, Cioè, io ho presentato un programma, l'ho depositato, questo è il programma. Il modello di sviluppo del Veneto, all'inizio della seduta ne ho parlato, anche se molto velocemente, questo lo riconosco, se volete continuo a parlarvene, cioè non è che siamo una banda di sprovveduti e che i veneti impropriamente, improvvidamente li hanno scelti. I veneti sanno come amministriamo, piace o non piace, questa è la squadra di governo. Noi abbiamo una responsabilità e pensate, ce l'abbiamo doppia. Prima di tutto per dare risposta a tutti coloro che ci hanno dato consenso, ma in secondo luogo di non deludere il vostro elettorato che ci ha votato, che probabilmente tornerà nel vostro alveo. No, non ci ha votato il vostro elettorato, è rimasto a casa, ha ragione. E quindi il vostro elettorato, che è vostro, noi non abbiamo nessuna azione di convincimento, però ci sentiamo ancora di più questa responsabilità. Io ho molti amici che non votano il mio partito o i nostri partiti che comunque ci hanno scelto. È una scelta di campo fatta. Non ci vedo nulla di scandaloso, però ripeto, se l'atteggiamento è questo, quello di venire qui e cominciare lancia in resta a provocare, a dire che questo Veneto è un Veneto impresentabile, non funziona nulla, perdonatemi, ho anche l'obbligo di difenderli questi veneti. E ripeto, la patente di idioti veneti io non gliela farò mai dare a nessuno. Grazie.